È una prima vittoria per chi non vuole gli OGM negli orti del proprio paese. Il Parlamento europeo ha approvato una direttiva che lascia di fatto liberi gli Stati membri di mettere al bando gli organismi geneticamente modificati. La battaglia non è finita, dovranno pronunciarsi anche i governi, ma intanto per i deputati bisognerà tenere conto anche dei fattori ambientali. Nella prima bozza di direttiva erano previsti degli studi, caso per caso, sui campi in cui gli OGM sarebbero stati piantati. Questi studi non sono mai stati effettuati. Quando andate in Italia o in Svezia non avete gli stessi campi né le stesse piante. Di conseguenza la mia proposta è di tenere conto di queste differenze che non possono essere valutate per tutta l'Europa. Ma vietare gli organismi geneticamente modificati è una soluzione? In Belgio i francofoni sono contro e i fiamminghi sono a favore. Questo ricercatore fiammingo ci presenta un campo coltivato a patate OGM in via di sperimentazione. Preoccupati dal rischio contaminazione, un mese fa alcuni attivisti anti-OGM hanno preso d'assalto la zona. Questo ricercatore spegne ogni allarmismo. Per questo campo sperimentale abbiamo preso tutte le precauzioni necessarie. Lo so che gli attivisti temono la contaminazione dei campi. Ci hanno posto domande sulle api. Ma dovreste sapere che le api che producono miele non volano sui fiori delle patate. E anche per il mais non ci sono rischi di contagio? L'anno scorso abbiamo fatto un esperimento e abbiamo dimostrato che la distanza di 50 metri tra un campo OGM e un campo non OGM è più che sufficiente. In altre regioni europee la zona tampone è più vasta, ma la questione preoccupa i consumatori. Se un giorno questa patata otterrà l'autorizzazione per il commercio, finirà nei nostri piatti. Allora le patatine, con o senza OGM? Definitely without.